Radio Radicale, siamo con l'onorevole Antonio Palmieri di Forza Italia per presentare qui un libro di Alfredo Mantovano, Le ragioni del no sul referendum sull'eutanasia, su cui sono state raccolte le firme e dovrà pronunciarsi la Corte Costituzionale. Allora, noi veniamo da qualche giorno di confronto parlamentare su un altro tema, su un altro argomento, che è quello del fine vita. Allora, voi avete l'impressione già su quest'altro fronte del suicidio assistito di aver ottenuto già una vittoria? No, non abbiamo ottenuto una vittoria, abbiamo ottenuto di innanzitutto tentare e fare, per la verità, un lavoro in comune con la maggioranza del governo Conte 2, che ha sostenuto un testo base che era veramente molto forte come introduzione all'eutanasia, pur parlando di suicidio assistito. Siamo, diciamo, moderatamente soddisfatti di aver potuto contribuire a modificare il testo in meglio, ma abbiamo lavorato in un'ottica di riduzione del danno, tant'è che al testo, il centrodestra compatto, al testo discusso attualmente in aula, ha votato contro. Allora, adesso il provvedimento si è fermato. Quando se ne ricomincerà a parlare, secondo lei? Beh, credo ragionevolmente dopo l'elezione del Presidente della Repubblica. È stato opportuno non affrontare un tema così divisivo in Parlamento? Diciamo che accanto a questa considerazione che è giusta, c'è anche il fatto che qui siamo ingolfati i decreti legge delle relative fiducie e incombe la legge di bilancio che, come è noto, arriverà alla Camera per una visione assolutamente notarile tra Natale e Capodanno. Allora, sulla partita del referendaria, volevo sapere se voi eravate già preoccupati su come l'opinione pubblica è orientata, considerando che, insomma, la raccolta delle firme è stata una raccolta delle firme che ha avuto un certo successo. Allora, che abbia avuto un certo successo non c'erano dubbi, lo dice la realtà, ma lo dice anche il modo con cui la realtà viene presentata. E quindi gli italiani hanno risposto alla domanda che gli è stata fatta dai promotori della raccolta firme. La questione vera, come sempre, è di andare oltre il titolo e vedere lo svolgimento del tema, come si farebbe a scuola. E se guardiamo lo svolgimento del tema, questo referendum, qualora la Corte lo giudicasse ammissibile e qualora passasse, non introdurrebbe alcuna eutanasia in Italia, semplicemente legalizzerebbe l'omicidio e il consenziente, con tutto quello che ne deriva. Senta, mi hanno spiegato, quelli che hanno organizzato i tavoli, che a firmare erano soprattutto i giovani. Tra l'altro me l'ha detto l'onorevole Locatelli che ho intervistato lunedì, che era qui per la discussione generale. Allora, lei come interpreta questo fatto che lo abbiano votato, che abbiano firmato per il referendum soprattutto i giovani? Lo interpreto con, diciamo così, accanto al notevole dinamismo della gioventù, mettiamola in questo modo, proprio al fatto che dicevo prima, cioè al fatto che se viene presentata una cosa come uno strumento che aumenta la tua libertà, chiunque va a firmarlo. Se la domanda è vuoi aumentare la tua libertà, vuoi non soffrire, firmo anch'io. Ma il tema è che la domanda non corrisponde al contenuto. Questo è il punto. Senta, che confronto referendario si aspetta? Si aspetta dei toni simili a quelli del referendum del 74? Sarà una battaglia difficile? E soprattutto se pensa che il referendum si svolgerà tra breve, non ci saranno le elezioni anticipate? Allora, parto dalla fine. Credo sia ragionevole per tutti. Per tutti intendo per tutto il Paese, non certamente per chi temporaneamente qui in Parlamento, credo sia ragionevole per tutti che la legislatura debba andare alla fine naturale per implementare tutti i provvedimenti che servono per il PNRR, punto uno. Punto due, mi auguro che non ci sia referendum, perché non è detto che la Consulta sia obbligata ad accettarlo, perché le conseguenze che l'eventuale vittoria del referendum provocherebbe nella legislazione
sono tali da consigliare una grandissima prudenza. Secondo lei in Costituzione c'è qualche norma che impedisce alla Corte Costituzionale di dare il via libera al referendum? No, c'è l'esito del referendum così com'è. Come me l'ha detto lei, che sarebbe di fatto... Di fatto legalizza l'omicidio e consenziente, con tutto quello che questo comporta, col fatto che io sono depresso e chiedo a Lanfranco Palazzò, cioè Lanfranco non ce la faccio più, fai finire la mia sofferenza. Io non lo faccio. Infatti per questo ho fatto l'esempio, perché confido nel... Beh, io no, se me lo vengano a chiedere non lo farei, perché non... Però, diciamo, il tema, siccome l'esempio è paradossale e ipersemplificato, perché a questo ridurrebbe la norma che si verrebbe a creare se quel referendum fosse ammesso e vincesse. Ho capito. Una legge è fuori da ogni vostra prospettiva? Una legge che regoli questo senza, diciamo, arrivare all'estremo dell'omicidio del consenziente? Qui il punto rimane sempre quello. Se un obiettivo culturale e politico è legalizzare l'eutanasia, ogni strumento diventa lecito per forzare la mano in questa direzione. La questione è, culturalmente e politicamente, che se si è contrari a introdurre l'eutanasia nel nostro ordinamento, in una Costituzione che è naturalmente orientata al favor vitae e non al favor mortis, è evidente che il punto di vista diverge e ci si comporta di conseguenza. Va bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio Antonio Palmieri di Forza Italia, che è qui a Montecitorio per presentare il libro di Alfredo Mantovano, Le ragioni del no. Grazie.